Mentre Virgilio, che Dante definisce maestro e autore nel primo canto dell'Inferno, è uno dei protagonisti del viaggio oltremondano, è presente in 64 canti, ben più di Beatrice, ed è un modello di riferimento primario sul piano poetico, Ovidio, sia come personaggio che come poeta, occupa invece un ruolo marginale. Come personaggio compare soltanto tra i poeti della Bella Scola, tra Omero, Orazio e Lucano, nel limbo del quarto canto dell'Inferno. Come poeta viene chiamato in causa in rare occasioni all'interno del poema. In maniera inversamente proporzionale si registra invece all'interno della Divina Commedia la presenza pervasiva del poema ovidiano, le Metamorfosi, sia a livello macrotestuale che di microelemento tematico. Consideriamo il livello macrotestuale, che riguarda cioè la struttura complessiva delle due opere e la loro natura intrinseca. Come le Metamorfosi si presentano come una storia universale narrata attraverso il fenomeno della trasformazione, così la Divina Commedia è anch'essa la storia di una metamorfosi interiore che riguarda Dante uomo e con Dante l'intera umanità. Attraverso un processo di trasformazione e di purificazione, il protagonista della Divina Commedia, dalla degradazione del peccato dell'inferno, passa alla somiglianza con la divinità che l'ha creato nel paradiso. Per quel che riguarda il secondo livello, il livello microtestuale, osserviamo come le metamorfosi ovidiane offrono a Dante un vasto repertorio di miti a cui attingere per rappresentare i regni oltremondani e per costruire la propria duplice identità di poeta e di personaggio all'interno del poema. Semplificando all'osso, l'approccio dantesco al poema ovidiano si esplica a tre livelli. Su un piano oggettivo, soprattutto nell'Inferno, Dante ricorre ai miti delle metamorfosi per esprimere la condizione eccezionale dei dannati, estranea alla dimensione umana. Su un piano morale, in special modo nel Purgatorio, i miti ovidiani diventano esempla di vizi e virtù da offrire alla meditazione delle anime purganti. Su un piano soggettivo, ancora nel Purgatorio, ma in maniera più marcata nel Paradiso, i miti ovidiani sono elementi di cui Dante si serve per costruire la propria identità di personaggio e di poeta cristiano. Dante non si limita a citare i miti delle Metamorfosi, ma li riutilizza sottoponendoli a un processo di risemantizzazione, conferisce ad essi un nuovo significato, e di rifunzionalizzazione, attribuisce ad essi una nuova funzione.